Paul Gauguin è uno dei primi pittori dell'inconscio, del sogno, dei riflessi sfuggenti della psiche. Nel suo libro di memoria intitolato Prima e Dopo, ha scritto di essere andato spesso indietro nel tempo, oltre i cavalli del Partenone, fino al cavallino di legno della sua infanzia. Ai colleghi impressionisti rimproverava di cercare intorno al loro occhio, invece che nel centro misterioso del pensiero. E per lui e per i suoi contemporanei, che ancora non conoscevano Freud, il mistero, la dimensione onirica e l'infanzia dell'uomo erano questi volti alieni, creature portatrici di messaggi intraducibili che giungevano a Parigi dagli estremi confini dell'impero francese e che oggi si trovano al Museo di Arti Primitive Quai Branly. In cerca di forme espressive perdute nel buio dei secoli, Gauguin morirà alle Isole Marchesi, a 14.000 km da Parigi, uno dei luoghi più remoti della Terra. Ma l'altrove abita in lui fin da quando è nato.